No, non ci credo. Non ci credo, pensavo per un attimo di aver letto male. È giunto il momento. Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, il vostro amico Federic 95ita, e benvenuti finalmente al 39esimo episodio di Pokémon Rubino Omega Extreme Randomizer. Ragazzi, siamo alla Lega Pokémon. In questo episodio andremo a sconfiggere il campione della Lega, ovvero Rocco. Ce la faremo? Beh, il livello, ragazzi, dei nostri Pokémon è estremamente basso in confronto a quello del campione. Ma forse con la nostra tecnica abbiamo usato nello scorso episodio, ovvero usare gran fisico con Slaking e poi andarci pesante di Nemesi, potremmo sconfiggere tutti i Pokémon avversari. Noi ci proveremo, ragazzi, però dobbiamo sperare che il campione non ha un tipo spettro. Detto questo, possiamo iniziare, ma prima un bel pollice in su. Arriviamo per questo episodio a 4000 like per il proseguimento di questa serie, per l'episodio Delta. Rispondete alla domanda del giorno e naturalmente, ragazzi, vi avviso che oggi la live è spostata, ci sarà alle 4 invece che alle 6, perché oggi c'è il Nintendo Direct. Vi aspetto in tantissimi sul canale per vedere insieme se annunceranno qualcosa su Pokémon Sole e Pokémon Luna. Detto questo, ragazzi, possiamo iniziare. Oggi è giovedì e vi aspetto lunedì prossimo con il proseguimento di questa serie. Siamo qui anche con un nuovo microfono, un Blue Spark, per chi se lo sta chiedendo. L'ho voluto comprare, ragazzi, per migliorare un po' l'audio in questi video. E niente, ci voleva, ragazzi, me lo sono voluto regalare come appunto regalo dei 100.000 iscritti. Ecco, ci stava un cambiamento di qualità audio. Allora, ragazzi, possiamo iniziare. Siamo qui con il nostro 3DS, la squadra è curata. Direi subito di andare un po' a vedere chi ci attende. Chi ci attende, ragazzi? Andiamo, sono carichissimo, non vedo l'ora di scoprire che Pokémon ha il campione e soprattutto a che livello, perché ragazzi, se li ha a un livello troppo alto siamo spacciati. Allora, noi dovremmo iniziare con Slaking, se non sbaglio. Donkey Kong, Donkey Kong, credo in te, guarda, mi serve il tuo gran fisico, mi serve a tutti i costi. Andiamo, ragazzi, andiamo. Bello, bello, bello. Adesso, ragazzi, si balla. Ecco qua Rocco, il grande Rocco. Non quello si Freddy, un altro Rocco. Con tutta la sua eleganza, magnifica eleganza. Bello, 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 bello. Benvenuto, Federic. Ciao, Rocco. Speravo di incontrarti qui un giorno. Raccontami cosa hai visto nel tuo viaggio con i Pokémon. Com'è stato incontrare tanti bravi allenatori? Che cosa hai imparato dalle esperienze che hai vissuto nel tuo viaggio attraverso Hoenn? Voglio che tu me lo mostri lottando contro di me, con tutte le tue forze. Anche io e la mia squadra non ci risparmieremo. Rocco, preparati. Non ti risparmierò. Ragazzi, iniziamo subito. Donkey Kong, la tecnica abbiamo usato nello scorso episodio. Ce la dobbiamo fare. Non sono ammessi errori. No, non ci credo, pensavo per un attimo di aver letto male. Livello 85, un tipo spettro, raga. Tra l'altro anche leggendario, non possiamo usare né mosse di tipo normale che mosse di tipo lotta. Cazzo. Raga, no, questo non va bene. Che mosse ha, ragazzi? Prima di... Devo sacrificare Donkey Kong, devo vedere che mosse ha. Ma porca miseria, questo non ci voleva. È super efficace, ragazzi, Devo farmi buttare giù Donkey Kong, non mi posso permettere, ragazzi, di subire danni. Me lo puoi anche buttare giù. Maledizione, questo, ragazzi, è un colpo di culo. Ora, con la maledizione, ci butta giù Donkey Kong, ma si è elevato parecchi PS. Allora, mosse di tipo ghiaccio potremmo farli tranquillamente, o mosse di tipo drago. Qual è la mossa più adatta? Intanto mi faccio buttare giù Donkey Kong, ragazzi. Intanto, in caso, se ci servirà più avanti, lo rivitalizzeremo. Cavolo, Giratina, ragazzi, non ci voleva. Usi leggendari, Rocco. Facile così, è facile sconfiggermi, vero? Ok. Ora, ragazzi,
Cambiamo Pokémon, io direi di mettere o Godzilla o Extreme. Proverei prima con Godzilla a fargli un gelo lancia, perché Extreme c'ha dragartiglie. Però è vero che Godzilla è anche un tipo drago. Gelo lancia, vediamo quanto riusciamo a levargli. Ok, non ci leva tanto, ragazzi, non ci leva tanto. Vediamo chi è il drago migliore. Se ci fa 5 gelo lancia, forse lo buttiamo giù. No, ragazzi, così è sicura. Oddio, sì, vita gialla, non si dovrebbe curare, non dovrebbe fare iperpozione. Porca puttana, ha fatto ricarica tot. Questo, ragazzi, non ci voleva, questo non ci voleva. Gelo lancia. Devo sperare sempre in 5 colpi. Un brutto colpo è perfetto. Dai, fammi sti 5 colpi. E fammi sti 5 colpi, 3, va bene. Ora riproviamo di nuovo con gelo lancia, ragazzi. Dobbiamo buttarlo giù a tutti i costi. Questo non ci leva tanto, non ci leva tanto. Gelo lancia, dobbiamo usare una iperpozione o ricarica tot. Assolutamente, assolutamente. Se no, ragazzi, ci caschiamo giù malissimo. Ok, 3 colpi subiti. Ora andiamoci di una bella ricarica tot. Madonna, ragazzi, già il primo Pokémon è problematico. Oddio, 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 oddio. Problematico, problematico e non poco. Pozione. Chi se l'aspettava, ragazzi, mi mandava un tipo spettro. Non posso usare mosse di lotta normali. Non posso usare, appunto, la mia mossa Nemesi contro di lui. Nemmeno spacca roccia. Così già lo lancia. Maledizione, perfetto. Bella così, si è suicidato. Si è suicidato, ragazzi. Che culo, guarda, questo è culo, questo è culo. Ora, in teoria, potremmo usare la nostra mossa Gran Fisico. Mi rivitalizzo e potrei usare quella contro il resto dei loro, dei suoi Pokémon. Saliamo di livello. Vuole imparare Aereo il Colpo, ma lo facciamo dimenticare al posto di Ali del Fato, perché Aereo il Colpo è molto più forte. Quindi leviamo Ali del Fato. Ragazzi, sono gasatissimo, gasatissimo. Ok, Freccia Blu impara Aereo il Colpo. La maledizione ci colpisce? Non ci leva tanto, non ci leva tanto, tranquilli. Ma porca puttana! No, dai, dai, no, 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 no. Neppure mega evoluto! Sì, mega evoluto. Forma Uppa? Porca miseria! Ma siamo sfortunati, e non poco! Di un altro tipo spettro! Aspetto psico questo dovrebbe essere, se non sbaglio. Non abbiamo mosse coleottero contro sto robo. E tantomeno mosse folletto. Diamante tempesta. Non posso fargli altro. Vabbè, ragazzi, questo ci ammazza tutti. No, questo, ragazzi, ci fa nero. Questo, ragazzi, ci fa nero. Ci fa nero. L'unica mossa che posso fare è Extreme. Ragazzi, questo ci ara. Questo ci ara. Non abbiamo possibilità. No, 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 no. Non abbiamo proprio possibilità. Non abbiamo proprio possibilità. È una mossa vale l'altra qua. Una mossa vale l'altra. Surf? Stab? Ragazzi, ci proviamo, ragazzi, ci proviamo, ma non vi assicuro niente, non vi assicuro niente. Mannaggia, 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 questo non ci voleva. Proviamoci, va, proviamoci con Surf, vediamo quanto assorbi il braccio. Ok, non ci leva tantissimo. Forse riusciamo a metterlo a metà vita? Andiamoci di una mossa fisica, va? Anche se non è stab, forse riusciamo a levargli un po'. Ok, ragazzi, riusciamo a levargli un po' di più con dragartigli, va? Che siamo più fisici. Purtroppo, potrei fare anche terremoto, cavolo, non ci ho pensato. Ok, adesso se non fa ricarica tot, proviamo con terremoto. Andiamo. Assorbi il braccio. Si ricarica anche sto stronzo. Vai, terremoto, ragazzi, è stab, lo buttiamo giù. Perfetto, perfetto, perfetto. È più forte terremoto che dragartiglie. Ok, ragazzi, 5000 punti. Abbiamo battuto e non chiedetemi come. Ora chi mi mandi? Ah, ecco, un Quagsire. Ma aspettavo chissà cosa. Io già mi aspettavo un altro leggendario, per dirti. Vacci un po' piano. Andiamoci di terremoto. Ok, vediamo quanto riusciamo a levarli. Ok, brutto colpo, perfetto, brutto colpo. Colpo, aia, 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 aia. La differenza di livello, la differenza di livello. Devo sperare, ragazzi, che adesso, diciamo, si stordisce. Non vorrei usare i rivitalizzanti per questa sfida. Ah, dio, 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 dio. Andiamoci di riduttore. Vediamo quanto riusciamo a levarli. Colpo. Madonna, ragazzi, che botta.
riduttore e lo buttiamo giù. Oh, ragazzi, è stato un parto anche Quagsire. Però siamo sempre più vicini alla vittoria. Adesso dovrebbe avere altri 3 Pokémon. E Machop ci va anche comodo. Machop ci fa comodo. Andiamoci di un altro riduttore e buttiamo giù sto robo. Vai, giù. Ok, anche lui c'ha colpo. Tutti che hanno colpo praticamente. E vabbè, questa me la sono cercata, ragazzi. Questa me la sono cercata. Ma non è un problema perché abbiamo ancora 2 Pokémon. Contro Machop, ragazzi, Freccia Blu se la cava anche egregiamente. Andiamoci di Aerol Corpo e buttiamo giù questo Machop. Via, buttalo giù. Nemmeno ci mega evolviamo, guarda. Lo buttiamo giù direttamente. Bravissimo Latios. Latios che si sta riscattando la Lega, ragazzi. Ma contro un Machop non c'è da festeggiare. Oh, PJ! Tu mi mandi... Uppa! Mi mandi il Cristo e la Madonna. E poi mi mandi un cazzo di PJ. Ma tu hai ragione. Ma questo PJ lo sai come te lo mando? Anche se non siamo in Pokémon Go. Tra l'altro non posso usarla nemmeno la Mega Evoluzione. Quindi va bene. Ci vado lo stesso di... Oddio, Schermoluce sei uno stronzo però, eh. Aumenta la difesa speciale della squadra. Ero il colpo. Allora ragazzi, non so chi mi manda dopo, quindi onde evitare, io direi di andarci di revitalizzante su il mio amico Donkey Kong, perché vorrei usare un attimo lui per l'ultima sfida. Noi ragazzi andiamoci anche di una bella ricarica tot, così che lo curiamo totalmente. Perfetto, perfetto. Schermoluce, dato che continua a fare schermoluce e non credo che ha mosse di tipo volante, noi ragazzi ce la rischiamo un attimo. Ce la rischiamo. Spero che l'ultimo suo Pokémon non sia di tipo spettro, perché là potrei anche incazzarmi. Ha cambiato il Sharpedo? Ora si mega evolve sto coso, immagino, vero? Diamoci di gran fisico un attimo per boostarci un attimo. Ok, si mega evolve. C'ha la mega evoluzione, i leggendari. Altro? Santo. Altro? Gran fisico, va? Boostiamoci un attimo, ragazzi, e poi lo buttiamo giù. Dai, 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 gran fisico ancora. Perfetto, 2 volte di fila, attacco e difesa, via, 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 dai, ragazzi. Ce la stiamo cavando bene, ce la stiamo cavando benissimo. Ok, super efficace, ma ci siamo boostati. Nemesi, Nemesi, dai, sciotta Nemesi, Nemesi, sciottalo, sciottalo. Non lo sciotta. C'ha le spine, cavolo, c'ha le spine. C'ha le spine. Cavolo, meno male che ha fatto tripletta. Non ci dovrebbe shottare. Merda. Se non ci avesse avuto le spine, ragazzi, ce l'avremmo fatta. Tutta colpa delle spine. Cavolo. Ce la facciamo con Freccia Blu a buttarlo giusto, coso? Andiamoci a dare il colpo, va. Natura forza. E potrei rivitalizzarmi qualcuno, in effetti. Quanto ci levi. Quanto ci levi. Ok, un altro error colpo? No, non me la rischio, ragazzi, non me la rischio. Devo rivitalizzare qualcuno. Devo rivitalizzare qualcuno a tutti i costi. Io direi di rivitalizzare Extreme a questo punto, per forza. Ormai abbiamo vinto. Sì, ormai abbiamo vinto. Ciao. Meno male che ho usato il rivitalizzante, ragazzi, così che me la scampo un attimo. Perché se no, guardate che non uscivamo vivi, non uscivamo vivi. Extreme, pozione max. Bella così, dai, ragazzi, bella, bella. Incrocolpo. Non mi resisti manco un po', eh. Manco un po'. E vabbè, diventa mummia comunque. Dai, 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 dai. Extreme, tocca a te. Extreme, mi raccomando, guarda, non mi morire perché, veramente, eh. Io direi di andarci come prima, ragazzi. Direi di usare sempre un attimo i rivitalizzanti. Devo per forza fare così, ragazzi. Se no perdo questa sfida. Questa la perdo. E di gran lunga la perdo. Incrocolpo. Brutto colpo. Ma certo. Ma ovviamente. Non posso usare. Non posso mettere lui. Posso mettere Godzilla. Perché incrocolpo mossa di tipo lotta. Forse Godzilla è il meglio. E poi c'è anche Sprizzalampo Godzilla. Quindi ragazzi adesso usiamo questa tecnica. O non riuscirò mai a buttarlo giù. Godzilla, vai. Però ragazzi, Sprizzalampo ci leva un po', ci leva. Cosa facciamo? Proviamoci un attimo di ricarica tot su Godzilla, va. Proviamo un attimo. Incrocolpo, ragazzi, mi lo sciotta Donkey Kong, me lo sciotta. Prima ci è andato di culo perché abbiamo usato 2 gran fisico, ma ora non lo so quanto ci va di culo. No, non ce la facciamo. Sprizzalampo.
Li abbiamo levato un po', ma ci siamo suicidati praticamente. Quasi, quasi. Cannon flash, continua, eh. Niente, ragazzi. Niente, niente, niente. Qui, ora mando Blaze, ragazzi, che è l'ultima spiaggia. L'ultima spiaggia è Blaze, proprio. Natura forza diventa tripletta. Dovevo usare vitalizzante, dovevo usare. Era l'unica cosa da fare, l'unica. Ok, sperando che Donkey Kong regge un colpo, io direi di andarci ancora di rivitalizzante. Non riuscirò mai a buttarlo giù, se no, raga, non ci riesco. Mannaggia me, confrontato la Lega a questi livelli, mannaggia a me. Era troppo presto, troppo presto. Cannon flash, ti prego, resisti, Donkey Kong, devi resistere. Non resisterà mai, non resisterà mai, ragazzi. Non ce la fa. Alla Godzilla, provaci tu. Non so, ragazzi, se siamo più veloci. Proviamo a darci di una ricarica tot. Proviamoci. Sperando che il suo attacco non mi shotti. Proviamo. Magari fallisce, magari fallisce. Ok, l'abbiamo ucciso, ragazzi, l'abbiamo ucciso. Sì, ok, l'abbiamo ucciso, ce l'abbiamo fatta. Ora però ci manca soltanto il PJ. Ce la facciamo con PJ. O userei Sprizzalampo, ma non so se uso Sprizzalampo. Vabbè, uso già lo lancia. Ce l'abbiamo fatta, ma è stata dura. È stata dura, non so nemmeno io se sono stato sculato o cosa. Ma veramente, PJ, spero di ucciderti, sinceramente. Spero di ucciderti. Andiamoci di già lo lancia, ce la dovremmo fare, in teoria. Giuro che se perdo contro un PJ alla fine, ragazzi, chiudo il canale, eh. No, chiudo il canale. Fammi tre colpi, perché sennò, guarda, mi incazzo. Va bene. Ok, ragazzi, ci salviamo con 32 PS, praticamente. Ci salviamo, guarda. Se questo Pokémon magari c'aveva l'abilità scoppio, eravamo morti, ma... Ok, ce l'abbiamo fatta, Rocco. È anche abbastanza difficile, ma siamo stati, diciamo, questa volta fortunati. Non avevo dubbi, Frederick, sei davvero un allenatore in gamba. Congratulazioni. E poi grazie mille. Questa lotta mi ha permesso di comprendere il tuo modo di pensare, e i tuoi sentimenti e i tuoi sogni, che hai proseguito insieme alla tua squadra. Il tuo affetto per i tuoi Pokémon, ciò che loro provano per te, questa sintonia vi ha permesso di lottare al massimo. Avete lottato uniti e con grande coraggio, superando i vostri limiti. È proprio per questo che siete riusciti a vincere. Quindi ti ho incontrato la prima volta, avevo capito che non eri un allenatore qualsiasi, e ora posso dire che non mi sbagliavo. Sei a pieno diritto il nuovo campione della regione di Hoenn. Campioni, ragazzi, campioni siamo noi. Aspetta, Frederick, meglio che ti dia qualche consiglio prima di iniziare a sfidare. Sei arrivata tardi, Vera. Noi da mo' che abbiamo sconfitto il campione. E sì, aveva un Pidgey, se questo ti interessa. Ecco che arriva anche il professor Burge. Hai visto, Vera? Non ti avevo detto che Frederick se la sarebbe cavata benissimo? Complimenti, Frederick, ce l'hai fatta. Quando ho sentito che avevi sconfitto addirittura tuo padre nella palestra di Petalipoli, ho capito che avevi una possibilità. Oggi quell'istituzione si è rivelata fondata. Intuizioni, non fottutazione. Sei il nuovo campione. Congratulazioni, vivissime. Ora entra nella testa ad alta alla sala d'onore. Frederick, anzi campione, seguimi. No, Vera, grazie, i marmocchi non sono permessi qua dentro. Spiacente, ma sugli allenatori che hanno ottenuto il titolo di campione possono entrare in questa stanza. Devi aspettare fuori col professore. Uffa! Vai fuori, cagna. Ok, ragazzi, andiamo un po' a vedere la sala d'onore, va? Che ci attende, finalmente, direi, dopo 39 parti e un anno di gameplay. Woo! Salvataggio in corso, perfetto. Wow, wow, in questa sala conserviamo i dati dei Pokémon che hanno superato le lotte per difficili. Ed è qui che rendiamo omaggio ai campioni della Lega Pokémon. Ragazzi, ci siamo. Ora registreremo il tuo nome fra gli allenatori che hanno trionfato alla Lega Pokémon, insieme ai nomi dei tuoi compagni che hanno lottato con te. Wow, ci siamo. Eccoli, ragazzi, ecco tutti quelli che ci hanno sostenuto finora. Ringrazio sia voi e ringrazio anche i miei Pokémon che mi hanno portato fino a qui. Wow, un'avventura assurda, e la continueremo con l'episodio Delta, quindi vi aspetto. Eccoti alla sala d'onore. Eccolo il panzone preferito da tutti i Pokéfanatici del mio canale. Eccolo la bestia che si mega evolve, Extreme. Ecco voi Electravile, Zeus. E poi abbiamo Godzilla. Il suo gelo lancia lo temono tutti. Latios, non hai fatto un granché, ma Freccia Blu rimarrà sempre
nostri cuori. Blaze, ti riscatterai con l'episodio Delta, non ti preoccupare. E beh, ragazzi, campioni siamo noi. Siamo noi campioni. Campioni della Lega Pokémon! Bella ragazzi, bella bella bella. Voglio che taggate su Instagram con l'hashtag campioni della Lega Pokémon. Voglio che taggate lo script di questo episodio. Bravi, bravi, bravi. Con scritto campioni. Mamma mia, quanto abbiamo sudato. E stiamo giunti alla fine. Siamo giunti alla fine. Bello, bello, bello. Ecco Vera, che si è addormentata, credo di no. Ok, è sveglia. O forse era morta. Bentornato, Federic. Sì? Sai, ho visto che ero qui. Ho pensato di aspettarti. Beh, pensavo, visto che siamo partiti insieme, potremmo anche tornare insieme, non credi? Chi ha detto che voglio tornare? Sì, vorresti tornare con me? Ok, andiamo. In marcia! Torniamo ad Albanova! Torniamo ad Albanova. E beh ragazzi, qui, che dire, si conclude la nostra avventura Rubino Omega, o almeno la prima parte. Grazie a tutti per essere stati con me per tutti questi episodi. Io vi potrei lasciare tranquillamente qui con i titoli di coda. Sì, potrei talmente farlo. O potrei non farlo. Siete curiosi di vedere come va a finire? Beh, allora vi lascio il director, eccetera, i titoli di coda di Rubino Omega Extreme Randomizer. Da Federic è tutto, e beh, ci vediamo con un prossimo video. Io vi aspetto lunedì prossimo. Ciao ragazzi, grazie per essere stati con me per tutto questo tempo. Sempre forti, Road to 200k. Ciao ragazzi, statemi bene.
some boy Road Dog, D4S. What you own, nigga? What you really own, nigga? I'm a grown nigga, fucking with the wrong nigga. I know you heard about them boys from the dirt side. L's up, 400 degrees like juvenile. What you own, nigga? What you really own, nigga? I'm a grown.